telecamere di TV alla festa di fine anno per un approfondimento sul centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Agrigento. Nell'estate del 2024 vi è lavori per il ponte sullo stretto, lo ha ribadito il ministro Salvini a Massina sulla nave Elio di Caronte Tourist, risparmiata dai sequestri della Guardia di Finanza. I cerchi magici di Montante verso il colpo di spugna, anche Schifani e Cuva, vedono la prescrizione. Nel maxi processo di Caltanissetta sono imputati l'attuale governatore, l'ex Rosario Crocetta, il tributarista consulente di La Galla. Per 5 giorni, da domenica 11 giugno a giovedì 15, il biglietto al cinema costerà soltanto 3,50 € per tutti i film. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi le telecamere di TV alla festa di fine anno del CPA. Vi mostreremo un approfondimento alla fine del TG ed intanto vi mostriamo il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Festa di fine anno al CPA di Agrigento, momento in cui la scuola, diretta dal dirigente scolastico, ingegnere Santino Lopresti, si è raccontata. Un consuntivo delle attività svolte ad Agrigento e nelle sedi presenti nella provincia. Dopo il saluto del dirigente scolastico Lopresti, è stata la volta del colonnello Vittorio Stingo, del sindaco della città di Agrigento Micichè, del direttore della Caritas Valerio Landri, della dirigente scolastica dell'Istituto Gallo Casa, Rosanna Florio dell'Archivio di Stato, quindi l'esibizione di studenti dei vari centri di tutta la provincia che hanno raccontato la propria esperienza mettendo in scena brani musicali, poesie, canzoni, videoclip, testimonianze di vita raccontate e anche una serie di stand espositivi dei lavori svolti dagli alunni. Sì, noi era da diversi anni che pensavamo ad un'iniziativa di questo tipo ed è un'iniziativa itinerante chiaramente, quindi un'iniziativa che di anno in anno si sposterà e troverà un comune. Noi vogliamo quello che viene chiamato, come dire, in gergo tecnico la rendicontazione sociale. Voi sapete che le scuole hanno un obbligo ogni 3 anni di presentare una relazione che è la rendicontazione sociale, cioè presentare in trasparenza alla collettività come le risorse vengono spese. Noi anziché farlo ogni 3 anni intendiamo farlo ogni anno, intendiamo farlo però, come dire, di presenza, ecco, far vedere quello che si fa in tutto il CPA, non solo in una sede ma in tutte le sedi. Quindi abbiamo convogliato verso Agrigento quest'anno i pullman, i ragazzi, io li devo ringraziare perché i ragazzi, voi sapete che il 90% della nostra, del nostro lavoro avviene di pomeriggio. Bene, questa volta i ragazzi, pur di essere presenti e di metterli insieme, perché anche loro non si conoscono, così come talvolta non conosciamo noi i lavori che fanno altre sedi, neanche i ragazzi tra loro si conoscono, quindi è giusto rendere, come dire, in trasparenza quello che avviene in tutte le sedi. Questo è un momento importante, io devo ringraziare non solo gli alunni ma devo ringraziare i docenti che sono quotidianamente, costantemente, con passione, con amore, seguono questi ragazzi. Devo ringraziare i collaboratori scolastici, cioè c'è una scuola che veramente è l'unitarietà di tutto il personale della scuola, gli assistenti amministrativi, il DSGA, perché no, la vicaria, la seconda collaboratrice, quindi gente che giorno dopo giorno lavora per realizzare quello che avete visto. Quello che state vedendo è estremamente importante, io sono orgoglioso e vi devo dire oltre ogni aspettativa, ecco, veramente mi si riempie di gioia il cuore. Diciamo una cosa importante che avete realizzato quest'anno tra le tantissime cose da mettere all'occhiello. La cosa in particolare che abbiamo realizzato è quella sulla partecipazione ad esempio del 2 giugno, che è l'ultima, dove abbiamo fatto dialogare 5 ragazzi, un ragazzo di colore, un ragazzo europeo, un ragazzo sovietico, una ragazza russa e una ucraina, e approfittando di alcune parole chiave della Costituzione abbiamo parlato di quello che la Costituzione dice sulla libertà di razza e anche di sesso o libertà in generale, civili, e anche quello sulla guerra, cioè quando l'Italia dice si ripudia la guerra, la ragazza russa allora dice ma allora non si può invadere un altro paese, e noi diciamo no, non si può invadere, mentre l'Ucraina dice ma si può difendere proprio, certo che si può
difendere. Quindi vuol dire, ecco, abbiamo approfittato e questo è importante. La violenza sulle donne, il bullismo sono temi ricorrenti, la Costituzione, perché a questi ragazzi dobbiamo anche dare, come dire quali sono le regole di convivenza. È una giornata dedicata all'inclusione, tutto merito del preside Santino Lopresti, che è particolarmente impegnato nel dare dignità a questi ragazzi, adulti, principalmente adulti e molto spesso stranieri, che arrivano in Italia e non sono integrati, ma soprattutto non hanno aspettative di futuro. Ciò che viene fatto al CPA è un qualcosa di straordinario, cioè viene data educazione, un'educazione italiana, un'educazione a vivere in questo paese, nel rispetto però di quelle che sono anche le tradizioni dei paesi di provenienza. Ma oltre all'educazione viene anche dato un percorso potenziale per poter avviare un'attività lavorativa. Questo è fondamentale nel nostro paese, per far sì che questi ragazzi non siano a spasso, ma possano produrre per un'Italia più grande. Questo è l'esempio, come la gente è pronta per l'accoglienza, ma principalmente per l'integrazione. Io ho il mio vissuto, sapete bene, di accoglienza e di integrazione. Ho fatto per 30 anni questo lavoro, penso che quello che stanno facendo i dirigenti, in questo caso anche il dirigente Santino Pesce, è encomiabile. Nell'estate del 2024, via ai lavori per il ponte sullo Stretto, lo ha ribadito Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, ieri a Messina sulla nave Elio di Caronte e Tourist, e per fortuna è stata risparmiata dai sequestri della Guardia di Finanza che poche ore prima avevano interessato altre 3 unità della flotta. L'occasione era il convegno Il Ponte sullo Stretto. Ci sono i servizi. Il ponte unirà finalmente l'Italia dopo 50 anni di chiacchiere, di tempo e di soldi spesi, creerà 100.000 posti di lavoro. L'obiettivo dell'apertura cantieri estate 2024 è l'obiettivo che mi sono dato. Oggi è una giornata importante perché nascerà la società Stretto di Messina, che avrà l'onore di portare a termine quella che sarà l'opera più green di questo secolo. Perché 50 anni fa magari non c'erano tutte le condizioni necessarie, oggi sì, oggi noi stiamo spendendo 20 miliardi in Sicilia e in Calabria per potenziare le strade, le autostrade e le ferrovie, quindi il ponte è un completamento di un investimento che non c'è mai stato così importante, così potente in Sicilia e in Calabria. Quindi quelli che dicono ma il ponte da solo non serve, noi stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina e sulla Salerno-Reggio Calabria, quindi il ponte è un anello di congiunzione fondamentale. Gran parte del denaro sarà pubblico, evidentemente, giustamente, ma io sono convinto che nei prossimi anni arriveranno tanti investitori privati. Alle 30 persone che ci sono fuori rispendono alcuni milioni di italiani. Il lavoro sarà vero, sarà tanto e sarà per il territorio. E se non ci saranno più migliaia di traghetti che vanno avanti e indietro a inquinare il mare, ma ci saranno treni che viaggiano e non inquinano, è chiaro ed evidente che ci saranno meno emissioni in acqua e in aria. Stanno i tecnici valutando in quanto si concretizzerà questo risparmio ambientale. Sarà un'opera straordinaria, unica, copiata, ammirata, visitata. Ho sentito che alcuni imprenditori messinesi chiedono di poterla valorizzare anche turisticamente. È un'idea assolutamente interessante, perché salire in cima alle torri ad ammirare il bello dello Stretto, della Sicilia e della Calabria, penso sarà un'emozione che in tanti vorranno provare. Se chi contesta dice che non si creerà lavoro, falso. Se chi contesta dice che non si aiuterà l'ambiente, falso. Se poi la contestazione è perché gli uccellini non potranno migrare tranquillamente, l'uccellino non è scemo. Se c'è di fronte un ponte migra o più in su o più in giù, quindi parliamo di cose serie. Io penso che il ponte sarà la più grande operazione antimafia di questi 50 anni, perché laddove c'è lavoro, laddove c'è speranza, laddove c'è fiducia, soprattutto per i giovani, la mafia e l'andrangheta non attecchiscono, quindi è una grande operazione antimafia di cui sono orgoglioso operaio. Il ponte non è certo che si possa fare, sul ponte verranno investiti miliardi che andrebbero utilizzate per altre infrastrutture molto più utili per noi.
La pratica del ponte sarà una pratica estremamente non democratica e lo dimostra la giornata di oggi, in questa giornata in cui non hanno avuto neanche il coraggio di uscire, di farsi vedere per strada, si sono blindati dentro una nave ed è veramente brutto che un sindacato come la CISL si sia prestato a un'operazione di questo tipo. Quindi assolutamente no, non esiste nessun ponte ideologico, esistono mille ragioni per essere contro il ponte sullo Stretto e lo dimostreremo con la nostra attività. Noi abbiamo costruito un percorso in questo periodo che ha riguardato prima di tutto la costruzione di una contronarrazione a tutte le bufale che sono state dette sul ponte sullo Stretto. Dopodiché abbiamo cominciato a percorrere le strade, abbiamo costruito consenso intorno a noi e un passaggio decisivo sarà il 17 di giugno a Torre Faro con la nostra prima manifestazione in forma di corteo. Naturalmente sarà soltanto la prima. Non ci vuole il collegamento stabile, ci vogliono idee, investimenti su quelle cose giuste e la nostra terra di cose meravigliose ce n'è abbastanza, abbiamo i siti archeologici più belli, siti UNESCO, abbiamo una terra meravigliosa sotto ogni punto di vista, c'è cultura e vogliono distruggere uno dei paesaggi più belli del mondo. Faccio notare che Salvini immagina un giorno si alza e dice facciamo dal raccordo anulare un pezzo di autostrada e arriva allo svincolo dentro Piazza Navona, lo può dire? No! Questo non lo farebbe lo stesso, ma non lo può dire. Ecco, noi non siamo riusciti a far capire che lo Stretto è intoccabile, perché è un patrimonio dell'umanità veramente. Io avevo iniziato da sindaco questo processo per la dichiarazione di patrimonio dell'umanità, avevo messo insieme scienziati di varia natura per poter fare per chiedere all'UNESCO la dichiarazione di patrimonio dell'umanità, non ci siamo arrivati perché è un processo lungo e speriamo di continuarlo, ma non si può toccare lo Stretto perché è una serie di unicità incredibili, non è un pezzo di autostrada da fare in qualunque posto, al di là dell'insostenibilità e di tutto quello che... vanno a sfregiare uno dei luoghi più sacri della terra. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro di 3 navi della Caronte Tourist, la compagnia di navigazione che collega Milazzo alle Isole Eolie e Palermo a Ostica. Vediamo. Il GIP di Messina ha disposto il sequestro di 3 navi traghetto della Caronte Tourist. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, riguarda il traghetto Elga che viaggia sulla linea Palermo-Ustica, il traghetto Bridge che fa rotta per le Isole Eolie e il traghetto Ulisse, impiegato per il traffico merci sullo Stretto. Secondo le indagini, le navi non sarebbero attrezzate per trasportare viaggiatori a mobilità ridotta, disabili, anziani, donne e uomini con passeggini al seguito. Requisito dichiarato dalla società al momento di partecipare al bando regionale per i collegamenti da Milazzo alle Isole Eolie e da Palermo a Ustica. Nell'inchiesta risultano indagate 4 persone per frode nelle pubbliche forniture. Prendiamo atto con enorme sorpresa del provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria per vicende relative alle gare per i servizi di trasporto marittimo del 2015, in conseguenza del quale, scrive in una nota la compagnia di navigazione, 3 nostre navi si trovano nuovamente sottoposte a sequestro. La sorpresa deriva dal fatto che già a suo tempo avevamo esposto una serie di elementi sia tecnici che giuridici a dimostrazione dell'insussistenza dei reati, sostanzialmente gli stessi, anche allora ipotizzati in un procedimento riguardante altro lotto della medesima gara. In quella sede le nostre tesi erano state ben valutate, con la presa d'atto finale che non c'era alcun pericolo per la sicurezza delle persone e dei passeggeri con mobilità ridotta, come del resto certificato dall'ente tecnico che per legge è tenuto a fornire tale attestazione. Ribadiamo, continua la società, pertanto l'assoluta linearità e legalità dei nostri comportamenti, dovendosi inquadrare la vicenda nell'ambito della interpretazione delle normative a tutela del diritto alla mobilità e alla sicurezza delle PMR, persone e dei passeggeri con mobilità ridotta. Confermiamo, conclude la nota della Caronte Tourist, piena fiducia nell'operato della magistratura, certi che anche stavolta l'idoneità delle nostre navi sarà accertata. Sulla vicenda interviene con una nota anche il governo regionale. Dopo aver appreso del sequestro delle 3 navi della Caronte Tourist, scrive il presidente della regione Renato Schifani, ci siamo subito attivati per limitare al massimo i disagi alla popolazione e trovare soluzioni sostitutive. La priorità del nostro governo è quella di garantire un servizio stabile, efficiente e funzionale con le isole minori per tutelare residenti e viaggiatori. Abbiamo preallertato i prefetti di Palermo e Messina, aggiunge l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità.
mobilità Alessandro Aricò e contattato la società Caronte Tourist per verificare in che modo intenda garantire il servizio mediante l'utilizzo di altri traghetti. Inoltre abbiamo chiesto all'amministratore giudiziario che si è appena insediato di poter disporre la ripresa del servizio delle tre navi sequestrate solo per il trasporto dei passeggeri che non presentano mobilità ridotta e delle merci. Un trentenne tunisino è stato ucciso questa notte a Pachino, nel Siracusano, probabilmente al culmine di una lite. Un passante ha avvisato il 118 quando i sanitari sono giunti in via Garibaldi. L'uomo era già deceduto. Il corpo presenta ferite al torace, ma non è chiaro ancora se causate da una lama di coltello o da una bottiglia rotta. I carabinieri, che stanno indagando sull'episodio, hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'uomo potrebbe essere stato ucciso al culmine di una lite con una o più persone. Oltre 1000 migranti sbarcati fra Sicilia e Calabria. A Pantelleria individuata una nave madre. I dettagli nel servizio. Oltre 450 persone soccorse dalla Guardia Costiera nel corso di una maxi operazione di salvataggio nello Ionio sono arrivate in Sicilia. Altre 700 sono attese in Calabria. I primi a sbarcare sono stati i naufraghi accompagnati ieri sera a Catania dalla nave di Ciotti, questa mattina predata prima a Messina, dove all'alba in 200 hanno lasciato la nave, e poi a Reggio Calabria, dove si attende l'arrivo di altre 700 persone. Stasera la nave della Guardia Costiera tornerà a Catania per accompagnare un ultimo gruppo di naufraghi. Erano tutti su un grosso peschereccio individuato a circa 150 miglia da Reggio Calabria, soccorsi nei giorni scorsi. Anche a Crotone gli arrivi sono ricominciati. Prima un peschereccio partito dalle coste libiche, poi una barca a vela che ha iniziato il suo viaggio in Turchia. Sono state individuate al largo delle coste calabresi, accompagnate al porto dalle motovedette della Guardia Costiera. A bordo c'erano in tutto 174 persone, fra cui 11 ragazzini che viaggiavano da soli. A Pantelleria invece un peschereccio tunisino è stato bloccato al largo perché accusato di aver fatto da nave madre per il trasporto di 8 persone che hanno poi tentato di raggiungere l'isola su un piccolo gommone. L'operazione di una settimana fa, ma solo oggi ne è stata data notizia. La segnalazione è arrivata da Frontex, ma ad operare sono stati i finanzieri del reparto aeronavale di Palermo, che rapidamente hanno raggiunto la presunta nave madre mentre tentava di allontanarsi. Tre persone erano a bordo del peschereccio, sono state fermate con provvedimento convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Marsala. Per gli investigatori la pesca non era altro che un'attività di copertura, perché a bordo non c'era pescato e le attrezzature apparivano ben riposte e inutilizzate. Detenuti morti per sciopero della fame ad Augusta, comunicazioni tardive e nessun allarme. Un detenuto gelese si proclamava innocente, un russo condannato all'ergastolo chiedeva di tornare nel suo paese. I PM di Siracusa stanno ricostruendo cosa è avvenuto in carcere. Vediamo. Non è solo la condanna subita a distinguere un carcerato dall'altro. Esistono detenuti pochissimi che riescono a far sentire le loro voci oltre le mura circondariali, perché là fuori c'è qualcuno pronto ad ascoltarli e a far da megafono verso l'opinione pubblica. Altri carcerati invece restano invisibili, nonostante facciano di tutto per dimostrare la loro permanenza in vita e per comunicare il loro disagio. Due uomini sono morti in pochi giorni nel carcere di Augusta dopo aver intrapreso lo sciopero della fame. Il problema non è stato eliminato quando l'anarchico cospito ha ripreso ad alimentarsi e le telecamere si sono spente. Sulla gestione dei due eventi c'è adesso un'inchiesta della Procura di Siracusa diretta da Sabrina Gambino. I magistrati stanno ricostruendo con precisione cosa sia avvenuto nel carcere di Augusta e quali comunicazioni siano state fatte al DAP. Davide Liborio Zarba, 42 anni, detenuto per violenza privata nel carcere di Augusta, fine pena aprile 2029. Aveva iniziato lo sciopero della fame il 20 agosto dell'anno scorso perché si proclamava innocente, ma la sua protesta venne annotata nel sistema informatico dei cosiddetti eventi critici solo due giorni dopo e non sappiamo per quanto andò avanti, non sappiamo quali conseguenze fisiche e psicologiche ebbe sul detenuto. Nel registro degli eventi critici del DAP, il Dipartimento delle Carceri, non c'è alcuna annotazione. Il 27 febbraio Davide Liborio Zarba tornò a protestare iniziando un nuovo sciopero della fame, ma la notizia venne registrata solo il 1 marzo e poi giorno dopo giorno venne segnalato solo il peso del detenuto, senza alcun allarme particolare. Il 24 aprile Zarba venne trasferito in ospedale, due giorni dopo morì. Victor
Pere Scaco, 52 anni. Protestava invece perché chiedeva di scontare l'ergastolo nel suo paese, la Russia. La prima segnalazione del suo sciopero della fame dell'8 marzo 2023, all'epoca il detenuto si trovava nel carcere di Catanzaro. Anche in questo caso non sappiamo come andò avanti la protesta. Per certo, il 25 marzo, l'uomo russo viene trasferito ad Augusta. Il giorno dopo, la direzione del carcere annota l'inizio di un altro sciopero della fame, che prosegue fino al 27 aprile, quando poi viene deciso un trasferimento in ospedale. Il 9 maggio avviene il decesso. Un'altra morte, senza che sia scattata una comunicazione particolare, un alert tale da mobilitare il provvedimento regionale o il magistrato di sorveglianza o il garante dei detenuti. C'è anzi il sospetto che alcune comunicazioni importanti, come quelle sul peso dei detenuti, siano state annotate nel registro degli eventi critici solo dopo il decesso. Le condizioni del super boss Matteo Messina Denaro sono peggiorate. Si sta valutando la possibilità di trasferirlo in ospedale per la terapia del dolore. Vediamo. Sarebbe stato riscontrato un peggioramento nelle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, attualmente detenuto al 41 bis nel carcere dell'Aquila, e di conseguenza si prospetterebbe la necessità di reperire una struttura sanitaria adeguata per consentire l'avvio della terapia del dolore, invece della saletta predisposta in carcere per la chemioterapia. E il professor Luciano Mutti, primario di oncologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, spiega: per ogni paziente oncologico prima o poi arriva il momento di un passaggio in ospedale, quindi non posso escludere che anche questo paziente possa avere la necessità di un ricovero. Ogni ospedale ha una struttura adeguata per questo tipo di pazienti, rispettando le misure di sicurezza richieste. Nell'eventualità comunque nessun problema per l'utenza ordinaria. Il ricovero del paziente, che utilizzerebbe un percorso diverso da quello normalmente impiegato dagli altri, non causerebbe alcun disagio o ritardo, conclude Mutti. Il medico Alfonso Tumbarello ha prescritto a nome di Andrea Bonafede almeno 95 farmaci per gravi patologie tumorali, più altre 49 prescrizioni per esami e analisi. Tramite ciò, Messina Denaro si è sottoposto, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, a due interventi. Il primo per un tumore al colon all'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo il 13 novembre del 2020 e il secondo il 4 maggio del 2021 per rimuovere delle metastasi al fegato alla clinica La Maddalena a Palermo. E nel frattempo si attende ancora che sia designato, qualora tuttavia fosse ancora necessario, il detenuto al 41 bis che sarà in compagnia del boss durante l'ora quotidiana di socialità, com'è secondo prassi e come è stato ad esempio per Totò Riina nel carcere di Opera. Matteo Messina Denaro è in solitudine e l'ora d'aria la trascorre camminando in un cortiletto di 3 metri per 3. Ha mantenuto la passione per i libri, legge e si impegna anche nella ginnastica. In una delle due stanzette dove alloggia utilizza una panca ed alcuni attrezzi sportivi. A Messina Denaro non interesserebbe la televisione. Il regolamento consente un numero di canali limitato, tutti della RAI, poi Canale 5, Rete 4, Italia 1, La 7, Cielo, Iris e TV 2000, sintonizzati e abilitati da un tecnico di fiducia della direzione del carcere. Impossibile è accedere alle reti locali. Gli è permesso di consultare i quotidiani nazionali fino a un massimo di 5 al giorno. Non può cucinarsi il cibo, ma solo riscaldare il vitto del convento. È sottoposto alla chemioterapia. Ad assisterlo sono un infermiere, un oncologo e un anestesista. L'elenco di ciò che ha messo in cella è tassativo. Forbicine rigorosamente con punte rotonde, tagliaunghie senza limetta, pinzette e rasoio in plastica. Vietati gli spray e le calzature in cui sono nascondibili oggetti. Diventa definitiva la condanna a 4 anni e 11 mesi di reclusione per l'ex consigliere comunale di Licata, Giuseppe Scozzari, 50enne arrestato nella maxi operazione assedio che ha fatto luce sulla riorganizzazione della famiglia mafiosa di Licata e del ritorno al potere del boss Angelo Chipinti. Scozzari, geometra e funzionario dell'ASP di Agrigento, accusato di scambio elettorale politico-mafioso. L'ormai ex consigliere comunale, che si trovava ai domiciliari, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri
venire dilicata e portato nel carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento, dove dovrà scontare la pena. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo. Secondo l'accusa, Scozzari si sarebbe messo a disposizione del boss Angelo Chipinti, garantendogli corsie preferenziali all'interno dell'ospedale di Licata. In particolare avrebbe dato un contributo consapevole e volontario al rafforzamento dell'organizzazione Cosa Nostra, ricavendone in cambio l'appoggio elettorale necessario. Baby gang violenta a Palermo, in 5 finiscono in comunità, indagini su altri 10 ragazzini. La Polizia di Stato, su delega della Procura del Tribunale per i Minori, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare attraverso il collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni a carico di 5 ragazzi appartenenti a una baby gang, accusati di lesioni aggravate in concorso. Il provvedimento, eseguito dai poliziotti della squadra mobile, scaturisce da un'indagine avviata dalla sezione contrasto al crimine diffuso Falchi a seguito di una violenta aggressione avvenuta per futili motivi lo scorso 4 dicembre in via Candelai nel corso della movida cittadina. Un'aggressione con 4 maggiorenni violenta con l'utilizzo di tirapugni. Le vittime portate in ospedale hanno avuto una prognosi di 40 giorni, riportando anche fratture alla mandibola e trauma cranico che ha reso necessario un intervento chirurgico maxillofacciale con l'applicazione di protesi. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono stati identificati i componenti della baby gang, circa 15, di cui 2 maggiorenni denunciati alla procura. Gli autori del violento pestaggio sono stati identificati anche grazie alle foto fatte dagli aggrediti. Dall'analisi dei cellulari, dai tabulati telefonici e dai profili social dei componenti della banda sono state inoltre eseguite perquisizioni e sequestri di apparati radiomobili a carico di altri 8 minorenni indagati per il medesimo reato ma non destinatari di un provvedimento restrittivo. I cerchi magici di Antonello Montante verso il colpo di spugna, anche Schifani e Cuva vedono la prescrizione. Nel maxi processo di Caltanissetta sono imputati l'attuale governatore, l'ex Rosario Crocetta e il tributarista consulente di La Galla. Vediamo. È il processo più importante che si sia celebrato in Sicilia, ma è anche il più dimenticato dall'informazione e dalla politica. E presto potrebbe essere dimenticato anche dalla giustizia, perché la prescrizione rischia di cancellare la maxi inchiesta condotta dalla procura e dalla squadra mobile di Caltanissetta. E il processo ai 2 cerchi magici di Antonello Montante, l'ex leader di Confindustria, il campione dell'antimafia condannato anche in appello a 8 anni. Il primo è il gruppo delle presunte talpe che gli avrebbero svelato l'indagine nei suoi confronti. Sul banco degli imputati ci sono anche l'attuale presidente della regione Renato Schifani e Angelo Cuva, l'avvocato tributarista che il sindaco Roberto La Galla ha voluto accanto a sé il giorno della firma del protocollo di legalità sul PNRR. Il professionista palermitano è anche coordinatore del tavolo tecnico su fiscalità e bilanci per la città metropolitana. Pezzi importanti delle istituzioni imputati di concorso esterno in associazione a delinquere semplice e rivelazione di notizie riservate. Il secondo reato sta per essere spazzato via dalla prescrizione e potrebbe beneficiarne anche un altro imputato eccellente che la procura ritiene parte della catena delle talpe, l'ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito. Nel secondo cerchio magico di Montante c'è invece la politica dentro un contesto di affari. È imputato l'ex presidente della regione Rosario Crocetta. A Crocetta non gli abbiamo mai fatto sbagliare una mossa, si vantava Montante parlando con le sue fedelissime Mariella Lobello e Maria Grazia Brandara, oggi anche loro imputate, con altre accuse pesanti, associazione a delinquere finalizzata a commettere più reati contro la pubblica amministrazione e altri uomini delle istituzioni ritenuti a disposizione del leader di Confindustria. Nella lista degli imputati figurano anche una seconda ex assessora simbolo della giunta Crocetta, Linda Vancheri, e l'ex
presidente di Sicilia Industria Giuseppe Catanzaro. È stato rinviato a giudizio pure l'ex direttore della DIA Arturo De Felice, in carica fra il 2012 e il 2014. La procura gli contesta di essersi mosso a comando, avrebbe avviato indagini su richiesta dell'ex leader di Confindustria per colpire imprenditori e giornalisti non graditi. Fra gli imputati figurano poi l'ex capocentro della DIA di Palermo e Caltanissetta Giuseppe D'Agata e Gaetano Scilla. Quindi un funzionario della polizia che era in servizio a Fiumicino, Vincenzo Savastano, a cui Montante avrebbe regalato una minicar per il figlio in cambio di tanti favori in aeroporto. 14 imputati per la prima tranche, 13 per la seconda, che i giudici hanno riunito alcuni mesi fa. Il PM Maurizio Buonaccorso era contrario, il primo pezzo di processo si sarebbe potuto concludere entro l'anno. Attualmente sono in fase di completamento i testi dell'accusa, ma ora c'è tutto il capitolo Crocetta da affrontare e non basterà un'udienza a settimana per salvare l'inchiesta che ha svelato il più grande imbroglio in una certa antimafia. Prescrizione a parte, restano le intercettazioni, anche se Schifani e tutti gli altri protagonisti di questa storia hanno sempre respinto le accuse. Nel gennaio 2016 il colonnello D'Agata fremeva per avere indicazioni da Cuba. Il tributarista rinviava sempre l'incontro perché aspettava notizie dal professore Scaglione. Fine settimana spero di vederlo e poi vedo un po' sta sentenza, disse infine il 21 gennaio. Per l'accusa Scaglione era un nome in codice per indicare Schifani e non c'era alcuna sentenza da vedere. Il colonnello era in agitazione. Il 24 gennaio chiese ancora a Cuba. Poi da Scaglione ci sei passato e Cuba, sì, l'ho salutato, così me l'ha detto niente. E spiegava che si erano dati un altro appuntamento. Qualche giorno dopo a Palermo Cuva avrebbe detto a D'Agata che era intercettato e l'ufficiale diceva alla moglie durante il viaggio di ritorno: noi dobbiamo dire al telefono le cose che ci convengono. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. In Sicilia le province sono alle corde, ma i partiti si spartiscono già le future poltrone. Probabili elezioni in primavera con le europee. Vediamo. Mentre la politica programma il ritorno alle urne per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, gli enti di area vasta dell'isola sono sempre più al collasso. Tra strade provinciali ridotte a colabrodo e manutenzione degli edifici scolastici a Lumicino, il blocco del turnover è stata la scure che ha dato il colpo di grazia alle strutture vessate dal prelievo forzoso di Roma sulle tasse per le nuove matricolazioni e le RC auto versate dai siciliani. Accade così che la città metropolitana di Palermo sia pronta a cedere la riserva orientata di Ustica, chiedendo formalmente al presidente della regione di assegnarla al comune dell'isola, paradiso dei sub. Il paradosso tutto siciliano nasce dal fatto che gli ultimi due operatori in servizio nella riserva di Ustica, formalmente ancora gestita dall'ex provincia di Palermo, sono andati in pensione, rispettivamente a fine aprile e fine maggio. Quando la stagione turistica ormai è alle porte, insomma, a gestire la riserva non è rimasto nessuno e la città metropolitana non è in condizione di assumere. L'unica via è quella della rinuncia. Lontano dalle strade dissestate nel frattempo, nei palazzi della politica siciliana si continua a pianificare il ritorno al voto, che con ogni probabilità sarà accorpato alla tornata delle europee della prossima primavera. Le province sull'orlo del baratro possono attendere. 25 giovani musicisti di età compresa fra i 10 e i 15 anni provenienti dalle scuole medie e dai licei ad indirizzo musicale che compongono l'orchestra MMO si esibiranno all'Istituto Penitenziario Minorile di Caltanissetta. Vediamo. Casa delle Culture e Carcere Minorile, doppietta di concerti fuori porta per la Modern Music Orchestra. Nella giornata di giovedì, domani e domenica 11, la rinomata orchestra giovanile si esibirà in trasferta a Caltanissetta. Due appuntamenti del taglio sociale con caratteristiche differenti. Il primo concerto in terra nissena si svolgerà domani alle 19 alla Casa delle Culture del volontariato Letizia Colaianni. L'iniziativa, in collaborazione con il Movimento Volontario Italiano, prevede l'ingresso libero e un appuntamento di sensibilizzazione e promozione. Quello di domenica invece è un concerto destinato ai detenuti dell'Istituto Penitenziario Minorile di Caltanissetta.
È uno dei momenti in programma ai quali teniamo di più, spiega anche Anna Maria von der Poel, presidente dell'associazione musicale MMO, nella convinzione che la musica sia strumento di bellezza e di crescita. Lo sarà anche per chi ascolta, ma per chi suona. I ragazzi ospiti, spiega, saranno certamente coinvolti dalla performance per l'allegria della band e la musica che proporremo, che è intima, nello stesso tempo fresca, ma anche i nostri giovani musicisti vivranno un'esperienza intensa sia per via del luogo sia per l'incontro faccia a faccia con i coetanei che vivono una realtà così particolare, lontana da loro ma alla fine in qualche modo vicinissima. Del resto, conclude Van der Poel, lo scopo sociale ed educativo è quello che ci siamo posti, dando autonomia all'orchestra nata insieme alla scuola come progetto interscolastico. Ad esibirsi 25 giovani musicisti di età tra i 10 e i 15 anni provenienti dalle scuole medie, indirizzo musicale dai licei di Agrigento, Real Monte, Porto Empedocle, Canicattì, Montallegro e Aragona. Via a giugno con la seconda edizione estiva di Cinema in Festa, l'occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale fino al 2026 ogni anno a giugno a settembre per 5 giorni dalla domenica al giovedì. Il biglietto costerà solamente 3,50 € per tutti i film. La seconda edizione partirà domenica 11 giugno e si concluderà giovedì 15 giugno con le nuove uscite della settimana. Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, ieri è tornato per celebrare una messa nella città dei templi. Margherita Trupiano. Visita pastorale ad Agrigento di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito della città, che ieri ha celebrato una messa presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Un invito che gli ha rivolto il parroco Don Maurizio Mangione, che esprime la sua forte gratitudine a Ferraro. Sì, sono felice di essere qui a esprimere la mia devozione e l'amore alla mia nonna, a volere ringraziare il Signore che da una chiesa che doveva essere distrutta siamo arrivati alla chiesa del Dio vivente, la Chiesa che rivive la gioia del discepolato del Signore Gesù. Auguro a tutti di poter dire come Gesù diceva del Padre, sappia il mondo che noi abbiamo il Signore Gesù.
Monsignor Ferraro, lei nella sua omelia ha richiamato ai valori cristiani, quelli che tanto sono necessari in questa società oggi. Ecco, da questa televisione un appello per tutti quanti. Beh, l'appello è di volere gustare la presenza del Signore, perché ci è dato sulla terra di affascinarci delle parole, dei gesti, del pianto, delle sofferenze del Signore Gesù. E noi vogliamo andare per il mondo a testimoniare che c'è un altro modo di vivere se viviamo alla maniera di Gesù. Questo l'augurio che faccio a tutti i genitori, per i loro figli e per i piccoli che crescono. Orgoglioso, ma ringrazio Dio per quello che fa, perché è Lui che opera prodigi, segni bellissimi. E in questi 16 anni di sacerdozio il Signore mi ha fatto dei doni grandi. Oggi era giusto, doveroso avere Sua Eccellenza Monsignor Carmelo Ferraro a venire a celebrare questa Santa Messa. In questi ultimi tempi, da quando abbiamo inaugurato la nuova aula liturgica, tanti sacerdoti sono venuti, tanti mi hanno chiesto: posso venire a celebrare la Santa Messa? Ecco, ho invitato Sua Eccellenza perché è colui che mi ha ordinato sacerdote, c'è un legame forte, e quindi oggi abbiamo vissuto una Pentecoste, abbiamo vissuto un momento di festa, un momento di grazia. Domenica prossima, 11 giugno alle ore 18, in occasione della solennità del Corpus Domini, dopo la messa nella Cattedrale di Agrigento, presieduta dall'Arcivescovo Alessandro Damiano e concelebrata dai parroci della città di Agrigento, si svolgerà la solenne processione dalla Cattedrale fino a Piazza Stazione. Il percorso seguirà il seguente itinerario: via Duomo, via Matteotti, via Bach, via Atenea, piazza Aldo Moro e piazza Stazione, con la benedizione finale. Nelle parrocchie della città non saranno celebrate le messe serali. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Subito dopo il TG potrete vedere un ampio speciale sul CPA di Agrigento.